Ciao ragazze e ragazze, benvenuti su Investing Guide. È oggi 26 aprile. Come ben vediamo su investing.com abbiamo subito notizie positive dal punto di vista di Microsoft, Alphabet, quindi Google. Praticamente gli earnings hanno dato un buon valore economico che sta trascinando il mercato verso il rialzo, almeno per quanto riguarda alcuni settori. Altri contrastanti, naturalmente, dovuto al fatto che ancora non è realmente aperto il mercato perché siamo ancora in pre-market, ma comunque dal calendario economico, anche se ci sono state segnali di possibile recessione, siamo tutti in attesa questa settimana di tutti i dati per poi attendere la FOMC, ossia le decisioni sulla politica monetaria e quindi i tassi di interesse se saliranno o meno. Naturalmente il prezzo di Bitcoin sta avendo un valore di risalita, non tanto ovviamente, sta recuperando, siamo a 29.000 dollari di valore attuali, un po' più debole naturalmente il valore di Ether che risale ma un po' più debole 1914 contro invece il dollaro che sta risalendo intorno ai 2.000 dollari, quindi valore di resistenza, quindi comparto sembra un po' resistere, si sta muovendo come vi dicevo anch'io nei giorni precedenti, un po' lateralmente, muovendosi o oscillando, soltanto che bisogna vedere un po' di alcune cose sul prezzo di Bitcoin, magari vedendolo a lunga scadenza, a lunga gittata. Ma prima di fare questo vi invito sempre, questa volta anche brevemente, vi dico di mettermi un like sui video che posto, perché giustamente tramite questo posso fare contenuti sempre migliori se poi il canale viene visto e dall'algoritmo di YouTube più interessante da parte di chi mi segue. Quindi grazie per i vostri like che mi sostengono e mi cercano anche di stimolarmi per fare sempre meglio. Iniziamo quindi a vedere l'analisi del prezzo di Bitcoin che mantiene comunque l'andamento, come potete osservare, di divergenza con il canale dell'RSI, soltanto che però dal punto di vista della candela settimanale ancora non abbiamo visto un reale valore di retest, di un valore proprio di supporto importante. Valore più importante naturalmente possiamo osservare di questa candela del 6 di lunedì 6 marzo 2023 che andava intorno ai 20.000 dollari, quindi questa candela potrebbe essere rilevante come valore da attenzionare per un possibile retest, perché di solito bisogna cercare di ritornare, almeno così fanno i prezzi, a dei valori per capire se questi sono dei reali valori di supporto e resistenza solidi di valore, quindi comunque il ribasso di un prezzo non è una cosa negativa, ma di solito in qualcosa di strutturato serve per andare a fare un retest e quindi andare a cercare il valore più basso, l'higher low, valore alto più basso rispetto e poi ripartire, perché se non dovesse confermare questo e va ancora più giù, è chiaro che non ha fatto una sorta di retest del valore basso più alto rispetto al precedente dei 18.000 o dei 16.000, ma serve proprio a questo. Naturalmente bisogna studiare l'analisi tecnica in modo appropriato per avere anche un certo sentore di non preoccupazione quando si fanno questo tipo di investimenti, e naturalmente questo richiede molto molto tempo di studio e di dedizione per cercare di capire le candele come si muovono. Fatto questo, possiamo osservare che da un punto di vista del net flow per tutti gli exchange, Bitcoin si sta muovendo, diciamo, egregiamente con valori abbastanza bassi in questo frangente. Vedete, ho osservato la candela in questo frangente, non mostra naturalmente picchi di alcun tipo. Possiamo andare a vedere naturalmente anche la Coin Market Cap, ossia 1200 miliardi di capitalizzazione, quindi è salito leggermente, quindi un po' tutte le criptovalute stanno reagendo, almeno nella giornata delle ultime 24 ore, positivamente, potete osservare il 6%, 5% per Ethereum, Tether stabile, 2,5% di salita per BNB, 4% per Ripple, 7,46% per Cardano, ottava posizione per Dogecoin, 4%, 6% per Polygon, Solana, 7%. 85 chiude la decima posizione. Per quanto concerne, naturalmente, siamo in attesa di questo venerdì, ossia venerdì 6 di aprile, per i beni durevoli, ossia gli ordinativi, e mese per mese, al mese di marzo, per cui il mese precedente. Vediamo se saranno confermati lo meno 0,2% come forecast oppure no. E poi, naturalmente, gli stock di inventario, ossia il magazzino del petrolio. E in base naturalmente alle successive giornate vedremo se le cose saranno più o meno positive. Fatto sta che la notizia di queste notizie contrastanti generano un po' di panico, perché vedremo cosa deciderà la Federal Reserve in base alle notizie anche di questa settimana, se aumentare ulteriormente e di che entità aumentare i tassi di interesse, proprio perché queste stimolazioni un po' di recessione, di ritardo o comunque di confidenza
dei consumatori negativa sicuramente fa non ben sperare dal punto di vista di poter aumentare troppo i tassi di interesse dal punto di vista americano, perché naturalmente c'è la preoccupazione di un possibile recessione. Anche oltretutto ci sono degli esperti che hanno detto che quando accadono questo tipo di fenomeni congiunturali, di solito sia le banche che anche l'economia potrebbero reagire, soprattutto anche quello immobiliare, insieme con un'esplosione molto critica, molto pericolosa, che potrebbe essere addirittura superiore a quella del 2008, ossia quella del problema immobiliare che ha avuto come fallimento poi la Lehman Brothers. Bene ragazzi, quindi io per il momento vi lascio con questo video, quindi non voglio tediarvi molto, voglio soltanto dire che questo prezzo deve rompere i 30.200 dollari e andare bene oltre 31.000, perché questo è il punto di picco, e quindi andarlo a superare per andare a ritestare questa linea verde dei 33.000 dollari. Solo al di sopra potremmo dire di essere rientrati in un canale superiore, praticamente dai 33.000 fino ai 36-37 mila dollari, e muoversi magari anche per un certo periodo di tempo lungo questo canale invece che andare giù. Se questo invece non dovesse essere confermato, cioè il prezzo non dovesse rompere i 32.800, quindi 33.000, potrebbe seriamente esistere la possibilità di andare a ritestare questo candela che vi avevo mostrato precedentemente del 6 di marzo, ossia 19.500. Bene, con questo naturalmente voglio essere abbastanza leggero, easy oggi per quanto concerne la situazione dell'analisi di Bitcoin, quindi leggera, ma siamo proprio in attesa di notizie economiche un po' macro che ci possano dare conferma. Siamo con una dominance del 48% con prezzo in salita, quindi si concentra praticamente quasi tutto su Bitcoin, e per quanto la dominance di Ethereum è abbastanza stabile con un leggero ribasso intorno al 19,74%. Vedremo naturalmente cosa ci prospetterà il futuro. Grazie ancora dei vostri like e grazie, alla prossima.